Amici di Android Blog, bentornati. Oggi vi parliamo di tutto il pacchetto Avast. Avast Mobile Security e Antivirus. Avast Security Secure Line, Avast Anti-Theft e Avast Mobile Backup. Sono quattro applicazioni, tutte e quattro scaricabili dal Play Store. Iniziamo a vedere con Avast Mobile Security. Avast Mobile Security vi dà la possibilità di fare uno scanner delle vostre applicazioni o anche analizzare la memoria per vedere i virus che si sono insediati nel vostro dispositivo. Avete anche la possibilità di analizzare subito il cellulare oppure fare una scansione automatica divisa per tempo ma anche per giorni della settimana. Poi anti-theft e backup, come vi ho detto prima, ne parliamo successivamente. Abbiamo la possibilità di bloccare determinate applicazioni con un PIN. Eccole qua, basterà bloccarle e inserire un PIN. Gestione applicazioni, consulente privacy, comunque sia, sono tutte le domande che avete o comunque sia le famose FAQ, le Frequently Asked Questions. Poi abbiamo filtro con gestione applicazioni per gestire tutte le applicazioni all'interno del proprio dispositivo, filtro SMS e chiamate, avete la possibilità di bloccare determinati numeri in modo tale che non riceviate notifiche da un particolare numero, basterà andare a creare un gruppo. E infine abbiamo anche la modalità firewall, che è disponibile e attivabile solamente con i permessi di root. E infine avete anche il contatore di notifiche, comunque sia, che vi permetterà di vedere quanti megabyte ha consumato una determinata applicazione. Passiamo alle impostazioni. Come potete vedere, vi viene detto la protezione delle applicazioni, cioè quanti file sono stati scansionati, la protezione del web e la protezione dei messaggi o protezione dei file. Andiamo sulle impostazioni. Sulle impostazioni c'è la possibilità di aggiornare, fare l'Avast account, la protezione del PIN, modificare il PIN di Avast, il numero telefonico al recupero del PIN e poi tantissime altre informazioni: nascondere il pulsante premium, pulsante nascondi premium, icona, l'icona notifica, disattivare le notifiche di consiglio, cambiare la lingua e infine riguardo alle varie informazioni. Passato a questo, andiamo a parlare direttamente di Avast Security Line, Secure Line, scusate. È un'applicazione che è in grado di proteggere gli utenti dai furti di dati. Cioè, cosa vuol dire? Che se noi per caso ci connettessimo ad un wifi, ad una rete comunque sia che è pubblica, hotspot, comunque sia che non è la classica rete di casa e quindi siamo sicuri che sia protetta, Security Line ci proteggerà. In che modo? Nel senso che comunque sia, come potete vedere qua c'è scritto Amsterdam, quindi in realtà la nostra posizione viene sempre... noi abbiamo deciso posizione ottimale, però comunque sia la posizione non è mai la stessa. Inoltre la nostra connessione verrà criptata sulle reti Wi-Fi grazie proprio ad un programma di questo Avast Security Line. Parlando di prezzi, che non vi ho parlato prima di mobile security, Avast offre per tutte le applicazioni un abbonamento annuale e un abbonamento mensile. Allora, innanzitutto la versione gratuita qual è? Noi se andiamo a scaricare direttamente l'applicazione... l'applicazione è ovviamente gratuita per quanto riguarda Avast Mobile Security. Per quanto riguarda Avast Security Line, Secure Line, chiedo scusa di nuovo, l'abbonamento, l'applicazione sarà gratuita per 7 giorni. Poi successivamente potrete andare a decidere se effettuare un pagamento mensile di 2,59€ per Secure Line o l'abbonamento annuale che è di $19, quindi poco meno di 18€. Andiamo a parlare adesso di Avast Anti-Theft e quindi ritorniamo qua. Anti-Theft cos'è? È la possibilità di andare a recuperare il proprio dispositivo se questo viene smarrito, viene rubato. Cosa vuol dire? Nel senso che aprendo Avast Anti-Theft, aspettate che devo mettere il PIN, ok, avrete la possibilità di abilitarlo, cosa che noi abbiamo fatto.
mettere il nome del proprietario, mettere il PIN per entrare proprio in questo Avast, l'Avast account e le impostazioni avanzate. Andiamo direttamente sulle impostazioni avanzate perché offre una maggiore protezione. Quindi abbiamo una protezione del comportamento, blocca testo GPS cancellazione, geofencing, controllo password, suona allarme se per caso il dispositivo venisse rubato, protezione del reset alle impostazioni, aggiornamenti software e infine poi c'è anche la rimozione guidata di Avast Antiteft. Quindi cosa vuol dire? Cosa fa? Dà una possibilità di mandare un SMS se il dispositivo viene acceso, mandare un SMS se nel dispositivo viene cancellata la memoria, la scheda SIM. Insomma, avvisa di tutto, cioè la possibilità di andare a ritrovare il proprio dispositivo grazie al GPS, cioè la possibilità di mettere un testo quando si accende il dispositivo, per esempio, se chi ritrova il mio cellulare, se me lo riconsegna, avrà una ricompensa, comunque sia, ha tutta la possibilità di recuperare il proprio dispositivo se questo viene smarrito o rubato. Anche qua viene offerto un abbonamento mensile che costa 1,99€ o quello annuale circa 15€, un po' di meno comunque sia. Avast Antiteft perché non vi appare? Perché viene comunque sia collegato direttamente ad Avast Mobile Security. Infine vi andiamo a parlare di Avast Mobile Backup, che possiamo entrare direttamente qua, è un modo per fare il backup. Quindi che cosa? Possiamo andare a fare il backup su tutte le applicazioni, ma anche su tutti i nostri documenti, su tutto quello che ci troviamo all'interno del nostro dispositivo. Diciamo che c'è anche la possibilità di andare a fare il backup di SMS e chiamate. Questi verranno ritrovati su un Avast account, mentre per quanto riguarda immagini, applicazioni, bisognerà configurare il proprio account Google Drive o comunque sia un account con un cloud, in modo tale da poterci ritrovare per tutto il nostro backup direttamente su cloud. Poi abbiamo la pianificazione del backup, quindi possiamo andare a impostare le esecuzioni automatiche, le limitazioni, quindi che ci possono essere delle applicazioni o comunque sia delle funzioni all'esecuzione del backup, registro errori, andare a vedere dove ci sono stati degli errori, applicazioni su scheda SD, abbiamo anche qua la possibilità di mettere una protezione PIN, di andare a modificare il PIN, il numero telefonico per il recupero del PIN, andare a disattivare o attivare le notifiche che ci consigliano qualcosa, poi c'è la possibilità di andare a cambiare la lingua, ripristinare le procedure guidate, pulsante nascondi premium, cose del genere. Finito di parlare di tutte e quattro le applicazioni, c'è anche un Avast Mobile Backup per tutti i cellulari che hanno avuto i permessi di root. Cosa parliamo? Noi abbiamo provato tutte queste applicazioni, tutte con ovviamente la versione premium, per avere tutta una versione completa in modo tale da andare a vedere. Non ci sono particolari problemi, nel senso che le applicazioni funzionano bene, comunque si avvisano se c'è un pericolo o se non c'è un pericolo, come vedete, rimangono qua. Il fatto che vi ricordano che Avast ci sta proteggendo e che siamo connessi a un Avast Secure Line. L'unico neo di queste applicazioni è la durata della batteria. Effettivamente fa mangiare tanta batteria, queste applicazioni rimangono sempre connesse, quindi un pochettino la batteria ne risente. Per farvi un esempio, noi siamo con un Samsung Galaxy S2, se io accendo il dispositivo alle 8 del mattino e prima di avere le applicazioni a mezzogiorno ero circa l'80%, forse un pelo di meno, con tutte le applicazioni attive di Avast, mi sono trovato a mezzogiorno già al 70%, che stava già iniziando a calare abbastanza pesantemente. Infatti non sono quasi mai riuscito ad arrivare a sera con il mio S2, poi non è uno dei migliori cellulari, però comunque sia, per farvi un esempio. Per il resto tutte le applicazioni sono gratuite, soprattutto Avast Mobile Security, che è forse quello più importante. Poi le altre, avete visto prima, ve l'ho detto prima, Security Line,
Secure Line viene offerto per 7 giorni gratuito. Anti-theft penso che sia, penso, scusate, è gratuito, ovviamente poi c'è la possibilità di avere anche qua la versione premium, idem per mobile backup. I prezzi comunque sia annuali non sono prezzi esagerati, si tratta comunque sia di $15, $19, che poi fatti il cambio con l'euro è un po' di meno. Direi che per oggi è tutto, vi abbiamo mostrato tutto quello che c'era da far vedere, fateci sapere nei commenti se c'è qualcos'altro che volete sapere. Un saluto da Mattia Pignataro per androidblog.it.